Un caro saluto a tutti gli appassionati di Nero Verdi Channel. Siamo in compagnia con Stefano Possoni, uno degli autori dei tre gol. Le tue emozioni dopo la partita? Ciao a tutti, sono molto contento, fa molto piacere fare un gol con questa squadra. Stiamo lavorando bene e speriamo di andare avanti così. Sono molto emozionato per Benissimo, il gol. sei emozionato, sei contento, sei Sì, soddisfatto e sì. ci mancherebbe. Quindi da queste tue bellissime emozioni, da questa tua passione, quali sono le tue sensazioni per il campionato che verrà e che aspetta la Castellanzese quest'anno? Sono positive, si spera di fare qualcosa di molto buono e speriamo che le partite vadano avanti così come oggi. Benissimo, così come oggi l'hai sottolineato giustamente perché il prossimo impegno che vi aspetta, già questa domenica, si comincia con il campionato, si inizia a fare veramente sul serio e rincontrerete proprio la stessa squadra che avete Esatto. così ben battuto questa sera. Quindi avete già scoperto il segreto per batterli, lo rifarete. Sì, speriamo di sì. Speriamo di sì. Grazie Stefano, in bocca al lupo per tutto. Grazie, Grazie. ciao. Ciao, posso. Siamo in compagnia con Luca Barbaglia, autore di uno dei tre gol con i quali la Castellanzese si è imposta questa sera. Ciao Luca, grazie di essere qui con Nero Verdi Channel. Ciao. Le tue emozioni dopo il secondo gol, che di fatto ha chiuso la partita e l'ha messa in cassaforte? Beh, sì, è un gol importante, però l'importante è che abbiamo vinto questa partita. Adesso aspettiamo il risultato del Canazza. Speriamo sia a nostro favore. E niente, speriamo di ripetere questo risultato domenica, visto che giochiamo ancora contro di loro in campionato. Ti faccio una domanda ancora più personale, come ti senti fisicamente, emotivamente e anche una domanda in generale sulla condizione della squadra. Sappiamo che state lavorando tanto, mister Garzogno è esigente, già oggi in campo ormai da più partite cominciano a vedersi le geometrie che il mister vi chiede con così tanta esigenza. Quindi come sta la Castellanzese dal tuo punto di vista? Ma secondo me sta crescendo perché alla fine stiamo giocando sempre con lo stesso modulo, iniziamo a conoscerci tra compagni e tutto, poi logicamente siamo ancora in preparazione, le gambe sono ancora quelle che sono, quindi sono un po' pesanti, però stiamo lavorando bene, il mister è preparato, è preparatore è idem, quindi c'è tutto per far bene, speriamo di far bene. Ti chiedo un aggettivo per definire la Castellanzese di questa sera, tuo personalissimo. Ma il primo tempo secondo me è anche divertente. Divertente va Sì, benissimo, se primo continuate tempo ragazzi a sì. farci divertire con questi 3-0, Speriamo. ben vengano. Quindi Speriamo. con tanta passione, tanto divertimento, ti saluto Luca, grazie mille, in bocca al lupo per Grazie la stagione. a voi. Crepi. Ciao. Grazie Luca. Ciao. Ciao. Ciao.